Fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che hai posto i sacerdoti al servizio del Santo Altare e del tuo popolo, per la potenza di questo sacrificio, fa che il loro ministero sia a te gradito e produca nella tua Chiesa frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, o Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il tuo unico Figlio unigenito, mediatore della nuova ed eterna alleanza. E con disegno mirabile hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti.
nel suo amore per i fratelli, sceglie alcuni che mediante l'imposizione delle mani rende partecipi del suo ministero di salvezza, perché rinnovino nel suo nome il sacrificio redentore e preparino i tuoi figli il convito pasquale. Servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano con la parola e lo santifichino con i sacramenti. Donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli, ti conformino all'immagine di Cristo e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore. E noi, o Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nella attesa della tua venuta.
della sua mirabile risurrezione ed ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio di riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Cardinale Giuseppe che presiede questa celebrazione, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti nel loro ministero i tuoi servi oggi ordinati presbiteri della tua Chiesa. Fa che siano fedeli dispensatori dei santi misteri per edificazione del tuo regno. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, ia voluntas tua, sicut in cielo. O Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa.
e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma io soltanto una parola della tua bocca. Thank you.
prima di concludere la celebrazione, canteremo il Magnificat, il canto di lode di Maria, Madre della Chiesa e di tutti i sacerdoti. Con questo inno vogliamo rendere grazie a Dio per le meraviglie che il Signore ha operato nei novelli sacerdoti e chiedere a Maria il dono della loro perseveranza. E ricordate sempre quello che la Madonna ha detto a San Juan Diego, eh? No sto io aquí que soy tu madre, no estás tú bajo mi manto. Magnifica, anima mea Domino, et exulta mi spiritus meus, in Deo Salvatore meus. Est exit humilitate maciles suae, ecce enim ex sum beatam me dicendo omnes generationes. Quia fecit mihi magna qui potences, et sanctum nomen eius. Et misericordia eius in progenies et progenies, dimentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis suri. Deposuit potentes de sebe, et exaltavit humiles. Esurientes in plebit bonis, et dimites dimis in inanes. Suscepit Israel puerus suum, recordandus misericordiae. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Preghiamo. Questa Eucaristia che abbiamo offerto e ricevuto santifichi la Tua Chiesa, o Signore, e fa che i sacerdoti e i fedeli, sempre uniti a Te in comunione di amore, servano degnamente la Tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dio, origine e guida della Chiesa, vi protegga sempre con la sua grazia, perché possiate adempiere con fedeltà la vostra missione di presbiteri. Amen. Egli vi renda nel mondo servi e testimoni della verità e dell'amore, fedeli ministri della riconciliazione. Amen. Faccia di voi dei pastori autentici, che distribuiscono il pane e la parola di vita ai credenti, perché crescano sempre di più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. E su tutti voi qui presenti scende la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.